Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo test mod. Oggi sono qui per testare una mod molto richiesta, insomma molto richiesta e praticamente penso sia la prima. Più di qualcuno conosciuto che stava cercando di farla ma non era mai giunto al termine, ovvero una trebbia autolivellante. Allora devo dire che sì, c'è ancora qualcosa da risistemare, ma per funzionare funziona. Gli danno praticamente questa Lexion 560 Montana, poi c'è anche la TT e più vi danno anche questa barra diciamo ripieghevole per il frumento. Allora, beh, qui montagne non ce ne sono nei campi, ma che c'è intorno a Pamap. Comunque, come si vede fin da subito, si capisce subito che è appunto autolivellante. Appunto funziona molto bene. Adesso vi faccio vedere subito. Come vedete, appunto, i pistoni si regolano cercando di tenere la trebbia più dritta possibile. Come vedete, adesso si abbassano e poi appunto la tengono dritta. È un sistema appunto che funziona. Spero poi dopo di questa che migliorino, diciamo, il sistema e poi escano anche le altre più grandi. Come vedete, quando vi cercate di andare su, prima loro si alzano e poi quando si raddrizza si riabbassano. Mentre diciamo tenendole un po', diciamo che così in pendenza sul lato, devo dire che lo stesso cercano di tenere la trebbia, diciamo, sulla giusta pendenza senza farla appunto raddrizzare o altro. Come vedete, l'asse dietro appunto si muove anche abbastanza bene. E insomma è una buona mod. Per funzionare funziona, anche la barra vedete inizia lentamente a girare, ha un po' di che movimento, come vedete un po' così così, anche il sound interno della cabina poi diciamo diminuisce. Adesso volevo provare appunto andare appunto verso l'alto in trebbiatura e vedere effettivamente cosa succede. Teoria dovrebbe tenere praticamente la barra livello standard, è un po' la fa spostare, comunque non è, vedete, non è ancora proprio perfetta perfetta. Vale, a parte che questa ha già una pendenza un po' diciamo, senso è tanto nel campo non lo trovate mai così di colpo, ormai insomma è tutto pendente. Comunque, come avete visto, quando si tratta di alzare la trebbia, la alza. Se adesso andessi a comprare, per esempio, una trebbia normale, in teoria l'ATT, questa qui non è autolivellante. Vediamo. No, questa è fissa. Faccio subito vedere la differenza dell'inclinazione. Comunque, vabbè, hanno solo l'IC, diciamo, per la camera e basta. Poi per il resto non hanno altro. Appunto, come vedete, Terra Track non è, diciamo così, autolivellante. Adesso vi faccio vedere subito. La butto un po' in salita. Vedete subito la pendenza che non è la stessa. Ecco, come vedete la differenza delle due trebbie, si vede subito che questa trebbia è più o meno dritta, nel senso che le ruote dietro spingono in alto la trebbia, mentre questa qui è proprio più bassa e quindi questa qui andrebbe praticamente a puntare più verso l'alto, mentre questa con il muso punterebbe più verso il basso. Quindi effettivamente funziona. Bisognerebbe avere una mappa, una bella mappa, non stai a rompere scatole. Bisognerebbe avere una bella mappa montuosa da fare un po' di trebbiatura e fare qualche test. Comunque, visto anch'io prima un paio di volte sono andato avanti e indietro su giù qua per le montagne, l'ho scarrozzata un po' e devo dire che funziona anche molto bene.
parte sì, io invece un po' i dettagli di colori qui dietro, vedete, non è il massimo, sarebbe un po' da curare come aspetto grafico, ma diciamo anche come aspetto tecnico, diciamo non è male. Come vedete c'è un punto di pendenza massima, dopo non è che potete pretendere troppo. Anche la scaletta mi sembra un po' lunghetta, dopo a volte tocca a terra. Comunque insomma, la cosa interessante è che appunto poi funzionasse effettivamente il sistema di autolivellamento. Come vedete, anche così mi sbiego, riesce comunque a gestire abbastanza bene, come vedete, la Trebi, in modo da tenerla pari alle ruote davanti. E bene, ecco. Quindi direi che anche per questo test mode importante, diciamo, è tutto che tanti tanti appunto volevano. Quindi spero in us nuove uscite, se ce ne saranno farò dei test mode. Quindi ciao a tutti, alla prossima. Ciao ciao.